E con Primo Canile siamo tornati a fare un viaggio all'EMPA di Campomorone, il centro recupero animali selvatici. Sono con Massimo Pigoni, il nostro cicerone, che ci racconta intanto quella che è una stagione molto concitata. Perché? E in questo momento gli arrivi giornalieri al CRAS si contano in decine, è il momento delle migrazioni, il momento delle nascite, è un momento in cui la natura si risveglia e di conseguenza ci sono tutti gli infortuni, le cose che succedono e che portano poi gli animali qua. Tantissimi volontari già all'opera, noi eravamo già stati in un periodo un pochino più tranquillo, oggi invece ci sono davvero tanti ospiti con tutti che sono impegnati proprio a prendersene cura. Partiamo intanto da un ospite speciale che solitamente non si vede spesso e facilmente. Certo, abbiamo un istrice che è stato vittima di un incidente stradale, e questo arriva dal Basso Piemonte, quindi diciamo dall'idea del territorio che noi andiamo a coprire con i nostri interventi. Ve lo faccio vedere, è sotto anestesia ancora perché stamattina sono state eseguite le radiografie per vedere il suo stato, ha una compressione alla spina dorsale, però per fortuna non ci sono fratture. Ha ferite superficiali che non destano preoccupazione ed è qua. Come vedete è un bel esemplare, è un adulto, pesa 15 kg per capirci, sotto anestesia abbiamo potuto anche pesarlo. Non so se ci sarà modo poi di farvi vedere le radiografie, ma è un animale con una dentatura importante, quindi diciamo la possibilità di filmarlo con questa tranquillità è un evento unico e voi ne potete, diciamo, godere. È bellissimo e sicuramente uno degli animali difficili da avvistare, anche se ogni tanto può capitare purtroppo di incrociarlo sulla strada. Ecco, in questi casi, che cosa possiamo fare? Perché ovviamente non bisogna mettersi in pericolo, però c'è il modo anche magari di stare attenti, anche di prestare qualche precauzione, magari anche suonare può aiutare gli animali. Suonare può aiutare, il senso è sempre quello, guidare con prudenza. Quando siamo in strade di campagna non sono dei circuiti, dobbiamo pensare che sono strade che attraversano la natura, attraversano il bosco, attraversano i campi che non sono il nostro territorio. Loro non percepiscono la strada come un territorio da non esplorare, quindi si mettono a rischio. Sta a noi usare prudenza. Tanto sentite un sottofondo che testimonia proprio il risveglio della natura, un pio pio che anzi, cioè, faccio anche sentire con il microfono. Sono meravigliosi. Che cosa abbiamo qui? Dei pulcini. Sì, sono germani reali, sono animali che tutti gli anni popolano diciamo, il nostro CRAS. Quelli che vedete li vedete forse con una luce virata rossa perché sono sotto una lampada che li tiene caldi e arrivano qua perché in genere queste covate sono avvenute in luoghi non consoni, magari in sparti traffici o cose di questo genere, in officine, in luoghi così che la gente non se ne accorge finché sono uova. Poi quando nascono i pulcini sono fortemente a rischio e quindi vengono prelevati. Magari anche questi, qualcheduno, il prelievo poteva essere evitato perché magari bastava spostarli, eccetera. Però la gente li trova, va in apprensione, la madre naturalmente vola via quando arriva un predatore come l'uomo e quindi poi rimangono soli e ce li portano. Vedete che ci sono vari stadi di crescita proprio perché è un arrivo costante e continuo. Un arrivo costante e continuo, poi che cosa succederà a loro? Li rimetterete in natura non appena saranno pronti? Naturalmente, appena sono adulti, cioè quando sono in grado di volare, perché questi animali sono autonomi fin dall'inizio, mangiano da soli, non devono essere imbeccati. Però devono potersi difendere dai predatori. La difesa massima per un uccello è volare via. Quindi appena saranno in grado di volare, verranno liberati e faranno la loro vita. Adesso proseguiamo in un'altra sala che abbiamo già visto, quella delle visite mediche, perché so che possiamo approfittare proprio di una visita molto particolare che è in corso. Andiamo.
Oggi è giornata di visite per i pipistrelli e allora siamo con Anastasia Cello, operatrice del Centro Recupero Animali Selvatici qui di Campomorone. Che cosa state facendo? Allora, stiamo prendendo dei campioni di tessuto dell'uropatagio, questa membrana, per fare delle analisi genetiche, perché questo pipistrello qua risulta avere delle caratteristiche un pochettino particolari e non lo identifichiamo nelle specie più comuni presenti. Quindi si fa un piccolo punch, si prende questo campione di tessuto e si manda a fare le analisi. E questo pipistrello in particolare è arrivato con una frattura cosiddetta a legno verde, quindi in questa parte del suo avambraccio, come vedete adesso c'è un piccolo callo osseo, ma che con tutta la probabilità non lo limiterà nel volo, quindi è un animale per il quale si prospetta la liberazione. Ovviamente la liberazione dei pipistrelli viene fatta nel luogo del ritrovamento, perché per loro è molto importante tornare nel luogo di origine. Quei pipistrelli qui hanno una vera e propria area dove appunto poi li rieducate, alcuni li addestrate anche per la prima volta a volare, si trova appunto al piano di sopra. Come si fa allora anche a insegnare ad esempio a rivolare ad esempio un pipistrello dopo un periodo anche di mobilità? Allora, quando si parla di individui giovani, quindi che arrivano qua da noi che sono cuccioli, in realtà pian pianino gli si allarga sempre di più l'area in cui loro rimangono e in realtà sviluppano un po' da soli l'istinto al volo, insomma queste ali ce le hanno, iniziano a scoprirle, iniziano a pulirsele, a capire che vogliono sbatterle. E pian piano li spostiamo nella voliera più grossa, dove però le prime prove di volo le facciamo, diciamo, in assistenza, quindi prendiamo il piccolo pipistrello, aspettiamo che si scaldi e ci assicuriamo che faccia i primi voli. Questo perché è comunque un ambiente più grande per loro, è nuovo e diverso, potrebbero essere inizialmente spaventati dall'esperienza. In realtà per loro è estremamente importante essere insieme, sono animali molto sociali e quindi tra loro si aiutano. Perciò di solito, siccome arrivano individui di età differenti, c'è anche chi arriva che ha già sperimentato il volo in natura e quindi stimola gli altri a volare, ecco, si aiutano molto a vicenda. Mentre prosegue la visita e intanto appunto il pipistrellino è qui, tra l'altro questo non è anestetizzato, tranquillo. No, sì, è sveglio, ma non questa pratica qui è veramente inficia pochissimo sulla... Ecco, le persone spesso sui pipistrelli hanno un po' di stereotipi, dobbiamo dirlo, c'è molta paura. Che cosa fare allora quando si trova un pipistrello magari in una propria abitazione, anche che magari potrebbe essere in difficoltà, come reagire? Ovviamente bisogna chiamarvi. Assolutamente sì, ogni caso è a sé stante e i pipistrelli non sono assolutamente gli animali di cui si racconta, non si attaccano ai capelli, non sono serbatoi di malattie non più di altri animali, mettiamola così, e non succhiano il sangue le specie europee. In Italia abbiamo solo pipistrelli insettivori, quindi sono anche animali importantissimi dal punto di vista ecologico, perché si cibano, pensate, fino al 30% del proprio peso corporeo in una notte di insetti, quindi è tantissimo. E sono importanti bioindicatori, quindi la loro presenza, il numero e la specie ci dà una fotografia dello stato di salute dell'ambiente in cui vivono, e oltretutto il loro guano è anche un ottimo fertilizzante, quindi avere pipistrelli nei dintorni di casa significa anche avere un giardino, un orto meglio fertilizzato. Quindi in realtà sono animali estremamente importanti che ci forniscono dei veri e propri servizi ecosistemici. E perciò per chi ne ha paura è semplicemente per via di tutte le leggende metropolitane che gravitano intorno a loro, ma io dico sempre la percezione dei pipistrelli cambia radicalmente nel momento in cui si guardano da vicino, perché quando poi si scopre la loro espressione, insomma, sono estremamente affascinanti e anche bellissimi da vedere, e non capita, tra l'altro lo possiamo fare soltanto qui all'EMPA, anche perché è giusto che poi animali selvatici, lo ricordiamo, non vengano in realtà avvicinati in circostanze normali ma stiano in libertà. Noi proseguiamo perché tra pochissimo avremo anche l'occasione di vedere un momento particolare, quello della nutrizione di alcuni degli ospiti qui, ma intanto torno da Aurora Bottino che come sempre, come tutte le settimane, ci propone un cane e un gatto da adottare.
Eccoci ancora dal rifugio Sherwood, siamo con Federica volontaria proprio qui tra i cani del rifugio, 20 cani, in questo caso andiamo a conoscere però un altro cagnolino, in questo caso Ozzy. Ozzy ha 6 anni, viene da Cerna ed è un cagnolino, è arrivato da poco, quindi lo stiamo ancora conoscendo, lo stiamo un po' studiando, però è molto vivace, molto giocherellone e non gli piacciono tanto i maschi al suo caratterino, invece con le femmine assolutamente va d'accordo e sta senza nessun tipo di problema. Quale sarebbe la famiglia perfetta per lui? Chiaramente non lo conosciamo ancora al 100%, però dai suoi primi momenti, ecco, che famiglia sarebbe perfetta per lui? Ma allora, tendenzialmente non l'abbiamo ancora visto con i bambini, però ci sembra che sia un cane molto socievole con le persone, non ha nessun tipo di timore né di problema, quindi pensiamo che possa andare bene con tutti. Dobbiamo ancora vederlo al di fuori del rifugio, quindi valutare qual è l'ambiente ideale, però pensiamo che una famiglia che possa dedicargli tempo e attenzioni sia comunque quella giusta. Anche perché lui di attenzioni ne vuole. Ne richiede abbastanza, sì. Perfetto, quindi questa è la descrizione di Ozzy, venite a conoscerlo ed adottarlo. Lui è Cupido, è stato abbandonato insieme a quello che pensiamo possa essere suo fratello, perché sono veramente identici, Valentino. Il giorno appunto di San Valentino, vicino a dei bidoni della spazzatura, chiusi in due trasportini a stuppa. Sono due gattoni giovanissimi, probabilmente hanno 1 o 2 anni d'età, castrati, FIV e FEL negativi, ovviamente già vaccinati. Sono due gattoni veramente buoni, tra di loro ovviamente vanno molto d'accordo, con gli altri gatti vanno a simpatie. Quindi sarebbero come ideale adozione di coppia, e se no altrimenti possiamo anche valutare di separarli. E come potete vedere sono veramente, veramente bravi con le persone. E da questo coniglio che è stato ritrovato qui dall'Empa, intanto siamo all'ora della pappa e sono con un nuovissimo volontario, Simone Rutella, che tra l'altro è una storia particolare perché arriva dall'esperienza di Fototrappolaggio Liguria, una pagina che conosciamo molto bene e che monitora proprio lo spostamento degli animali selvatici. Come sta andando intanto questa prima esperienza di volontario? Bene, molto bene, è un'esperienza nuova, un'esperienza che mi consente anche un po' di toccare con mano quelli che sono gli animali selvatici, gli animali che in questo caso comunque hanno bisogno di aiuto, e quindi ecco, mi fa molto piacere venire qui a fare volontariato perché è una bellissima esperienza. Qui intanto c'è qualcuno che ha fame e sta reclamando la nostra attenzione, procediamo col dare da mangiare a... che cosa sono? Delle gazze, se ne sono 3, e ovviamente mi sposto per farvi vedere questo momento del pasto che avviene con delle pinzette, perché sappiamo che appunto per questo tipo di animali è necessario aiutarli. Esatto, sì, hanno bisogno di aiuto, bisogna imboccarli, come vedete aprono la bocca quando hanno fame, se non aprono la bocca vuol dire che sono a posto, questo ha più fame degli altri. Questo ha decisamente fame perché sta reclamando particolarmente il pranzo. Ecco, per quanto riguarda le gazze, di che cosa si nutrono? Cosa stiamo dando in questo momento? Adesso stiamo dando delle camole vive, quindi ecco, è l'alimento perfetto per loro, altrimenti diamo anche del pastone con carne che c'è lì. Quindi si rispetta ovviamente la loro nutrizione che avrebbero in natura. Queste gazze sono arrivate qui per quale motivo? Questo non lo so io precisamente. Ma chiediamo subito aiuto al nostro Massimo Pigoni, che è il nostro cicerone, come dicevamo. Niente, questo qua vedete che c'è proprio il nido ancora, non l'abbiamo costruito noi, è il loro nido naturale perché sono state trovate in strada col nido. Vi ricordo che il tempo nei giorni scorsi è stato inclemente, molto vento, ha fatto cadere il nido dall'albero ed è stato raccolto da una persona che poi ci ha recapitato il nido completo di gazze. Promosso o bocciato questo nuovo volontario? No, promossissimo. Promosso a pieni voti, ovviamente poi con Fototrappolaggio Liguria continueremo sicuramente anche a raccontare tutta una parte di animali invece avvistati, in quel caso in natura, nel loro habitat.
Sì, sì, certamente, ne mettiamo le fototrappole proprio per monitorare questi animali selvatici che appunto vivono in natura e quindi questi stanno bene, diciamo, ecco. Ed è importante anche quello ed è utile questo lavoro. Intanto qui Francesco Righi si è fatto distrarre. Chi abbiamo? Intanto rincontriamo Davide, uno degli operatori di questo centro. È un balestruccio, è della famiglia delle rondini. Non è una rondine propriamente detta, ma assomiglia molto, quindi viene spesso confuso con le rondini, ma... c'è da dire che comunque è un parente stretto, quindi dai, va bene. È bellissimo, sembra che reagisca al tuo tocco come se fosse una coccola. No, in realtà sta molto male, perché il freddo di questi giorni ha steso tantissimi fra rondini, balestrucci e rondoni, e ce ne sono arrivati tantissimi, perché loro, c'è una ragione se scendono in Africa per svernare, poi salgono qui e trovano questi inverni anomali, ritardati, di settimane, quindi... freddo, lo soffrono tantissimo, freddo, pioggia, vento, neve. È il pericolo proprio di questi sbalzi di temperatura improvvisi e fuori stagione. Intanto però questo animale che caratteristiche ha e soprattutto come fate anche a curarlo per cercare di farlo riprendere? Allora, questo qui non ha fratture, fortunatamente per lui, è soltanto molto debilitato, è freddo, ipotermico, denutrito, quindi come ti dicevo accusato questi giorni di inverno in ritardo. Inverno arrivato in ritardo, e quindi si tratta di metterlo al caldo, dargli da bere, vitaminizzarlo un po', farlo mangiare. Ci vuole una grande delicatezza perché lui piccino è abituato a mangiare in volo, quindi non mangia dalla ciotolina e quindi bisogna imbeccarlo, e per aprire un becco così piccolo ci vuole una delicatezza veramente fuori dal comune. E tra poco con Davide continueremo proprio a dare da mangiare, perché come dicevamo è scattata l'ora della pappa e c'è ancora qualcuno che ha un po' fame. Ci siamo spostati di nuovo nella sala medica perché la procedura che stiamo per vedere è un pochino complicata. Sono con sempre Davide Rufino e Anastasia Cella. Questo è un... allocco. Un allocchino carinissimo. E perché c'è bisogno di quel peluche per nutrirlo? Perché cerchiamo di farlo nutrire un pupazzo con le sembianze di un suo simile per evitare il più possibile che lui si fissi la nostra immagine nella sua mente. Perché quando arrivano così piccoli, il pericolo è che loro poi si impressionino in questo modo, che loro poi comincino a considerare gli esseri umani qualcosa di cui fidarsi, o ancora peggio, genitori che li nutrono, e quindi poi, una volta liberati in natura, è chiaro che sarebbero un pochino più scemini dei loro simili. E per loro è molto importante la socializzazione. Loro, quando nascono, stanno insieme ai loro fratelli e sorelle, e ne nascono 2, 3, a volte 4, quindi stanno tutti insieme sui rami, i genitori li seguono. È molto importante per loro stare vicini ai loro simili, è molto importante starci, interagire, fare una socializzazione intraspecifica. Invece, una volta che vengono rinvenuti, come questo esemplare qui, in mezzo a una strada, pericolo investimento, quindi una situazione in cui bisogna intervenire, non sai dove ricollocarlo, quindi magari c'è finito perché ha fatto un breve volo, lui non è esperto, quindi è alle primissime armi, quindi è ingenuo, ha fatto un volo così completamente a caso, è finito in mezzo a una strada, ci viene portato qui, noi completiamo il suo percorso di crescita. È chiaro che non siamo la mamma, non siamo il papà, però ce la mettiamo tutta, e quindi cerchiamo di trovare tutti gli stratagemmi possibili per farli diventare più svegli. Svegli possibile. Quanto starà qui, appunto, e appunto quanto potrete poi liberarlo? Dove? Avete già ovviamente tracciato anche quello che può essere il suo habitat? L'alloco è un rapace notturno tipico dei boschi, quindi qua intorno il suo habitat è questo. Cioè, anche qui ci sono, l'alloco è una delle specie più comuni in Liguria. È chiaro che ne ha ancora di strada da fare, perché lui è ancora molto piumino, deve prima piumare bene, mettere il piumaggio definitivo. E poi dovrà andare in voliera, dovrà cominciare a capire che deve mangiare da solo, perché deve anche svegliarsi a un certo momento. Andrà in voliera, si farà il suo periodo nel verde, quindi tranquillo, nella pace, nel silenzio, senza vederci, senza sentirci, molto importante così. Poi dopo un bel po' di esercizio di volo, quando il veterinario anche constaterà che avrà i muscoli pettorali pronti e un piumaggio in grado di sostenerlo, si libererà. Con loro facciamo una liberazione dolce, chiaramente, quindi è molto importante magari aprirgli semplicemente lo sportello della voliera, tanto il nostro terreno è in mezzo ai boschi, quindi poi lui col suo comodo esce, se ne va con i suoi tempi, magari ancora per qualche giorno gli possiamo lasciare un po' di cibo dentro, così lui sa di avere una specie di campo base, quindi nel frattempo che deve un attimo raccapezzarsi ed esbelinarsi, come diciamo qui a Genova, magari sa che se torna lì
al cibo pronto, quindi per qualche giorno può fare affidamento su una fonte trofica gratuita, però nel frattempo si spera che cominci a svegliarsi un po' e a capire come si vive in natura, e poi in teoria dovrebbe diradare i suoi ritorni fin quando poi non torna più. Anastasia è per forza di cose colei che deve dargli da mangiare, perché entra dentro il pupazzetto. Eh sì, la mano viene inserita nel pupazzo e lasciamo uscire solo le pinzette. Ora, questo pupazzo è stato pensato per appunto non imprintare l'animale, e quello che si è cercato di rispettare, ora è un po' vecchio, forse l'aspetto non è più così realistico, ma è il disegno del disco facciale dell'animale. Nei rapaci notturni è una caratteristica molto importante che permette proprio al piccolo di identificare il genitore e identificarsi. Ecco, ha finito di mangiare, ha deciso che era sazio, e allora con questo allocchino meraviglioso dall'EMPA ringraziamo ovviamente Massimo Pigoni e tutti gli operatori intervenuti, perché è un'altra bella puntata che ci ricorda l'importanza sicuramente di preservare questi animali, di non metterli in pericolo e di rivolgersi agli esperti quando si verifichino delle situazioni di incidenti o altro. Grazie, e grazie allora anche ad Anastasia e al suo peluche. Intanto qui arrivano sempre altri animali, non ci si ferma mai, ma vi invito ovviamente a guardare proprio tutte le informazioni che trovate qui sotto per sapere come aiutare l'EMPA di Campo Morone, e alla prossima rubrica di animali selvatici e dove trovarli. Siamo arrivati in fondo a questa puntata di Primo Canile tra gli animali selvatici del Centro Recupero Animali di Campo Morone. Concludiamo come sempre con i vostri cuccioli, che potrete vedere sul maxi schermo in Piazza Dante a Genova ogni weekend. Se volete che anche i vostri amici a quattro zampe finiscano sullo schermo in vetta a Terrazza Colombo, ricordo di inviare le foto a primocanile@primocanale.it e al numero 347 676 6291.